la Juventus, il Lecce. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Danilo. Decidono di giocarla all'indietro. Rabiot, di forza. Provano a ripartire da dietro. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prova la giocata nello spazio. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Bella serie di passaggi. Il suo pallone è morbido. Sulla fascia, è libero. Si libera alla grande. Lungo passaggio in avanti. Prova il filtrante. Danilo prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Interessante azione sulla fascia destra. Vuole la profondità. C'è il cross. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Bella rete di passaggio. Si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica. Obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Sulla destra. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca spazio. Riceve il passaggio. Può andare. Riceve un pallone interessante. Prova il filtrante. Bella azione sulla corsia di sinistra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pallone in mezzo. A pochi minuti dall'intervallo il gol sarebbe molto pesante. Prova la giocata nello spazio. Vuole tirare. Conclusione sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Beh, non hanno segnato, ma finalmente sono riusciti quantomeno a tirare in porta, è già qualcosa. Ottimo il fraseggio. Grande giocata. Cerca spazio. Attenzione, grande chance. Tentativo. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. La Juventus avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi.
gioca con un pallone lungo. Chiesa. È davvero una bella serie di passaggi questa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ottimo disimpegno, la spazza via. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Vuole la profondità. C'è la palla lunga, in avanti. Prova la giocata nello spazio. Chiesa. È marcato talmente stretto che non riesce a giocare. Qui c'è gente che tra le sue qualità ha tempi di inserimento fantastici e che può far male partendo da lontano. Le difese non vogliono assolutamente... E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro... Pallone dentro. Messo fuori dalla difesa. Attenzione al tiro! Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Gioca una palla lunga. Vuole la profondità. Partita ancora completamente aperta. Da lì può segnare. E c'è il gol! Molto probabile che questo sia il colpo del KO. Arriva proprio all'ultimo momento. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e chi scende. E il risultato si sblocca, 1-0. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante, se continuare così oppure effettuare un cambio tattico. Certo, se vuole agire lo deve fare nei prossimi minuti. Filtra la palla in profondità. Ottimo intervento di copertura. Milik la mette in mezzo. Colpisce di testa. Sono andati veramente vicini al pareggio. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Locatelli, vero specialista sui calci d'angolo. Attenzione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Allontana il pallone. Azione fallosa, nessun dubbio. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Prova la soluzione in fascia. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Chiude il triangolo, la mette in avanti. Il Lecce sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma farlo per periodi prolungati, Fabio, può essere pericoloso. Prova la giocata nello spazio. Effettua un passaggio lungo. Si allunga e trova la palla. C'è fallo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Occasione. Palla allontanata senza troppi complimenti. La mette in mezzo.
e c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro.